Siamo all'ultima settimana di luglio, periodo della mietitura del grano, e noi del Castello vorremmo concludere le visite guidate del mese di luglio parlando appunto dell'agricoltura della Formigine medievale. Come già sappiamo, gli insediamenti agricoli in questa zona sono molto più antichi del castello stesso, persino di quello del 1201. Prima della metà del IX secolo, Formigine era compresa, insieme alla villa Baggiovara, entro il territorio della Civitatis Geminiana, ossia la Curtis Regia di Cittanova, compresa dentro la circoscrizione di Modena. Fin dai tempi antichi, quindi, il loco di Formigine si è caratterizzato per un'attività agricola in massiccia e costante espansione, favorita dalla presenza di fonti risorgive naturali, tra cui il torrente Formigine, da cui prende il nome il paese. Con l'ampliamento della chiesa di San Bartolomeo e la comparsa del cimitero, il loco di Formigine assume una valenza sempre maggiore nel corso dell'anno 1000, fino ad arrivare ad assumere la forma di vero e proprio borgo all'inizio del 300. Anche allora la principale risorsa economica rimase l'agricoltura. È possibile supporre che la messa a coltura dei campi, con i lavori di aratura svolti dalla comunità e la cura degli appezzamenti privati che ciascuno lavorava e dissodava, fossero le principali attività a cui i formiginesi si dedicavano. Nel corso degli scavi archeologici è stato possibile determinare la fondatezza di queste attività, soprattutto per quanto riguarda l'aratura e la mietitura, proprio grazie al rinvenimento di reperti in ferro, quali un vomere e un falcetto, entrambi esposti al Museo del Castello. Dallo studio dei resti umani provenienti dal cimitero della chiesa di San Bartolomeo è stato possibile attestare l'impegno da parte dei formiginesi medievali nelle attività agricole. Infatti, su un cospicuo numero di individui maschi è stata rilevata una deformazione alla clavicola destra, segno dell'uso dell'aratro. Non solo gli uomini, ma anche le donne e ragazze della comunità formiginese partecipavano alla cura dei campi e degli orti, principalmente nell'attività di semina e raccolta del fieno, del grano e dei frutti. Con luglio si raggiungeva l'apice di queste attività. Muniti di falce, i contadini iniziavano a mietere a mano i cereali, già dall'ultima settimana di giugno o dalla prima di luglio, proseguendo poi per tutto il mese, organizzando le spighe raccolte in covoni per meglio agevolare le fasi successive. Oggi, grazie ai progressi tecnologici, tale attività tende a iniziare circa 2 settimane dopo, dato che l'uso della mietitrebbia vuole la granella dura e asciutta, altrimenti si rovinerebbe. Un tempo queste operazioni erano note come fienagione, ossia l'insieme delle operazioni di falciatura e di raccolta del fieno che viene riunito in grandi pagliai. Successivamente si passava alla trebbiatura. Il grano e la segale venivano trasportati al maso, una volta essiccati, per essere trebbiati. Vuol dire che il chicco veniva in buona sostanza separato dalla spiga. Anche questa operazione era compiuta a mano, battendo ripetutamente le fascine poste a terra su una superficie dura e pulita, con appositi attrezzi detti correggiati, strumenti costituiti da 2 bastoni uniti da una striscia di cuoio. In tal modo era possibile separare i grani dalla paglia. Dopo tutti questi passaggi, il prodotto veniva ventilato per eliminare la fula, ovvero l'involucro protettivo del chicco. Di tutte queste attività agricole troviamo conferma in numerose fonti iconografiche e materiali dell'epoca, fra cui molte miniature, ma anche altorilievi, ad esempio quelli presenti all'interno della porta della pescheria del Duomo di Modena.